Dopo la quinta giornata del campionato di C-Silver, sia Roseto Basket 2020 che l'Olimpia Mosciano mantengono l'imbattibilità e il conseguente primato in classifica. La partita più suggestiva, visti i nomi che si fronteggiavano, era il derby tra Teramo Basket 1960 e Roseto Basket 2020, partita che però ha deluso le aspettative in quanto è stata letteralmente dominata dai biancazzurri di coach Francani, che hanno espugnato il Palasca con l'eloquente punteggio di 38 a 88. Il Roseto 2020 ha dovuto far fronte alle assenze di Gian Domenico, D'Eustachio e Foschi, ma ancora una volta ha dimostrato tutto il suo valore riuscendo a limitare in difesa la coppia Palantrani-De Lutis, bombardando il canestro con l'MVP Palmucci, 28 punti realizzati, ben supportato da Jovanovic con 20 punti, e dimostrando tra l'altro altruismo in attacco con 9 giocatori andati a referto. Per i biancorossi prova nettamente insufficiente, si salva soltanto un volenteroso di Giuseppe con 15 punti messi a segno. Tiene il passo anche l'Olimpia Mosciano, che asfalta letteralmente l'Antoniana Pescara 89 a 71, con le prestazioni notevoli del bulgaro Dimitrov 27 punti, di Scafidi 22 punti e Gaeta 17 punti. Partita che i ragazzi di coach Verrini hanno ampiamente chiuso nei primi due quarti, gestendo poi comodamente il vantaggio nel secondo tempo. Con questa vittoria Mosciano sale a quota 8 punti in classifica, in coabitazione con i cugini rosetani. Prima storica vittoria per l'Atri Basket School, che ha espugnato il Pala Elettra battendo il Pescara Basket 88-91 dopo un tempo supplementare. Partenza fulminea per i ragazzi di coach Capisciotti nel primo tempo, che hanno poi subito la rimonta dei padroni di casa nei successivi due quarti. Decisiva la tripla di Leonzio, 18 punti per lui, che ha portato le due squadre all'overtime, 5 palpitanti minuti nei quali gli atriani, Catalano 28 punti e Mastro Domenico 20 punti, hanno dato dimostrazione di grande forza mentale per portare a casa la prima vittoria stagionale. Netta vittoria infine del basket Venafro, il risalto Liburdi con 24 punti sul campo dei Babies Roseto Sharks, che restano così l'unica formazione ferma a 0 punti in classifica.